non è messa al meglio da questa parte. Ragazzi, ve lo dico, bella, vintage, senza dubbio. E la ruggine fa parte della macchina, è vintage. Ognuno alla fine fa poi anche quello che vuole. Guardiamo bene lo spazio che c'è all'interno dell'abitacolo. Lasciamo perdere che in Italia la macchina viene autocarrata. Prendila anche nella sua lunghezza, la macchina. Cioè, non è camperabile. Ma sì, ognuno fa quello che vuole, lo diceva anche Confucio. Ma la macchina non è camperabile. La camperizzazione è esclusivamente qui nel mondo occidentale, diciamo europeo, tra Germania e Italia. Questa mania della camperizzazione. Metterci dentro la cucina, proprio qua dove c'è il motore, il letto, che avendo il letto e hai la cucina, quando tu cucini, tutto ciò che sale è destinato a cadere, a meno che tu non gli metta una cappa. Ma per fare tutte queste operazioni su una macchina che ha già i suoi vari difetti, comprati un camper e mantieni la macchina nella sua semplicità in quanto è un off-road. Se tu gli metti la cucina, i piatti, i bicchieri, le stoviglie e l'impianto bombolette del gas, ti stai portando dietro una mina vagante. Se devo farmi il caffè, ho la macchinetta 12 volt col plug-in e mi faccio il caffè. Se voglio cucinare, esco fuori. Adesso qui no, ma troverò un altro posto dove parcheggiare per potermi cucinare e fare una griglia. Se devo mangiare dentro, mangerò cose che non devono essere cucinate. Se io mi metto a cucinare, metti l'olio. Intanto hai già anche la bomboletta del gas. E io ce l'ho la cucinetta a portata, ma se me la metto fuori, cucino di fuori. Perché qua lo spazio. Io sono 1,80. Ma dove vai? Cioè, devi proprio. Ci sono i van della Ford organizzati a camper e sono portati per essere camper. Questo no. Qui ci sono due più tre posti. Sono cinque posti qua di dietro. Metti di 500 kg. Ok? Ma le persone le sali, le scendi. Il peso che tu al contrario gli metti sopra, questo ti rimane sopra tutto il tempo, notte e giorno, in una struttura che è già fatta alla Jean Frazò. Questo si dice così per fare una critica, per parlare. A questo proposito, difatti, un altro personaggio mi ha scritto dicendomi: i russi ridono dei tedeschi per come le camperizzano, però è il mercato che va così. Il mercato ti spinge a quello. E ora via a camperizzare, a rivestire tutta la struttura qua, tutta di legno. Alla fine del video una fotografia di uno che ha postato appunto la sua UAZ, come questa. Ma io mi chiedo, ma dove vai? In ogni caso, considerando la richiesta di questi mezzi, anche quelli usati hanno alzato il prezzo. Ce n'era uno su Rizzo Car, costava al tempo 35.000 euro, adesso ne costa 48. Sì, va bene, c'ha le ruote, bla. Sì, va bene, ha le placche per entrare nel fango, nella sabbia. Sì, ok, c'ha le scale. Sì, va bene, c'ha il portapacchi. Sì, ognuno fa quello che vuole. Camperizzare questo mezzo, io questa la uso daily, diciamo che è la mia macchina. Posso usare anche quella della moglie, ma a me piace usare la UAZ. E quindi considero questa come mia prima, come prima macchina. Non è la macchina che tengo nel garage e la tiro fuori solamente la domenica per fare lo show off, no? Il mio show off è daily. Se devo andare a comprare il pane, vado con la UAZ. Cioè, non è che me la tengo nel garage e la tiro fuori solamente per le occasioni speciali. C'ho la UAZ. Le ridotte le uso regolarmente adesso che è inverno. Infatti, ora che è inverno, le ridotte, considerando che sono manuali, si congelano. Si
si bloccano. Sono molto dure da mettere. Dopo entra e it's ok, però prima rimangono proprio molto dure da mettere. Qui la temperatura si abbassa. Se sei in città, la temperatura non è la stessa cosa. Quanti in Siberia l'hanno camperizzata? Dove vai? Questi la usano daily, ogni giorno. E per me è la stessa cosa, la uso giornalmente. Adesso lì si è fatta la ruggine, lì sotto la porta. Che riporto qua avrà la sua Rust is not a crime. La ruggine non è un crimine, alla fine. It's ok. Ti rovina un po' l'estetica. E piano piano poi entra l'aria. Io avevo già un Renegade quando abitavo in Alaska. Ed era rovinosamente arrugginito, non avevo neanche più la tanica della benzina di un motoscafo al quale mettevo la benzina, ce l'avevo dietro, insomma, che carriera. Era veramente arrugginita quella macchina. Una... I pezzi di ricambio te li devi far arrivare e chi ce li ha oramai se ne approfitta anche. Ogni Watts è figlio a chi te l'ha fatta, cioè a chi l'ha fatta, perché no? In una catena di assemblaggio ognuno se la monta un po', capito? Quindi ogni macchina è un po' figlia a mamma sua, nel senso che alcune si guastano in alcuni, più o meno tutte hanno lo stesso giro, no? Considerando che il materiale è cippettone, tutte quante hanno lo stesso giro. In Russia non è che vadano così tanto ormai. Sì, è vero, ci sono in vendita. Tra l'altro, la Tarmod ha pubblicato un post. Prima ha fatto un articolo sul giornale qui in Polonia per venderle, perché nessuno ce l'ha. Ce l'avevano al tempo, negli anni 70, che le usavano per lavorare, poi basta. Così come in Ucraina. Difatti quando incontro qualcuno qua, no? Ciao Boogie, come va? Ma non ti avevo lasciato dentro casa? Ah no, poi sei uscita. Adesso hanno fatto l'annuncio che hanno macchine sia Lada, Patriot, Hunter, che pare che qualcuno non le abbia, aveva fatto un ordine, ma poi non le ha ritirate, così dicono. E quindi le hanno loro a un 15% in più rispetto al normale prezzo. La prerogativa di un cassetto è quella di essere vuoto. Nessuno si compra un cassetto pieno. E cosa vuoi dire? Nel senso che se io mi riempio già la macchina da tra cucina e quant'altro, dopo non ho più spazio se voglio fare un trasloco, per dire. Devo mettere un portabici per attaccare la bici, perché già dentro è tutto pieno. Uno spazio deve rimanere agibile e avere lì tutta la cucina. Parliamo anche della sicurezza del mezzo, dove i sedili sono attaccati con il cicles. Il ferro sedile gli è saldato sopra, sono che se tu fai una frenata ti batti contro, capito? Pam, il sedile ti parte in avanti. Non hai gli airbag, il sedile ti parte davanti, hai direttamente il volante di fronte e in automatico subito il vetro. Che la macchina non è costruita per essere un camper, è costruita per essere un off-road. Vuoi un camper? Comprati un camper. Dove vai a fare un off-road se hai un camper tutto montato con tutte le cianfrusaglie dentro che ti sei portato da casa che non sai più che cosa metterci dentro? Problemi con l'albero motore, che ti se ti si pianta per strada, rischi ancora che si pianta l'albero e che tu faccia la modello non catapulta, ma that's all, folks.
Quanto è bella lei! Allora, dopo l'ultimo lavaggio, gli ho messo anche la cera. Sono andato da un'altra parte e gli ho messo la cera. Guarda che bella, pulita, però ha frozen questa notte, no? Questa notte pare che abbia ghiacciato, come si vede. E quindi quando si frozen, ha ghiacciato, ha ghiacciato. Minchia che freddo. Allora, abbiamo visto la ruggine, che non è messa per il meglio, soprattutto in tutta questa zona qua è un po' abbastanza molto arrugginita. Per forza è una macchina vintage, le macchine vintage sono arrugginite, ma quello di cui io vi vorrei parlare in questo freddo polacco è la camperizzazione che la maggior parte della gente usa fare in questo mezzo. Allora io vi dico, allora fratelli, io vi dico, perché il mercato ti spinge a quello, compratela e te la camperizzi. Quindi troviamo, soprattutto in Germania, difatti un utente mi ha scritto che i russi ridono delle camperizzazioni che usano fare in Germania. E in automatico anche in Italia seguono, sembra che fanno a gara, sembra che facciano a gara per chi se la fa più bella. Chi gli mette il verricello, che gli mette il paraurti sprangato davanti, che poi viaggia in città, dove cazzo? Anche se tu la prendi nella sua lunghezza, la macchina rimane comunque fucking piccola. Cioè, mettigli il letto, normalmente cosa succede? Gli mettono un letto dal di dietro che arriva fino qua, no? Dopodiché mettono un mobiletto a destra, un mobiletto a sinistra, cucina normalmente la mettono qua dove c'è un motore che scalda enormemente. Io la macchina la uso praticamente ogni giorno. Se tu te la vuoi camperizzare per usarla esclusivamente il sabato o la domenica, ognuno, come diceva anche Confucio, fa quello che vuole. In Germania, infatti, la sprangano a metà, qua così, e la alzano, perché diversamente guarda come sei messo. Capito? Comprati un camper. Comprati un camper. Sei sicuro che non fa la ruggine? Funziona perfettamente. La cucina è funzionale e hai un camper a tutti gli effetti, con il tuo bagno, la tua doccia. Qua il bagno dove glielo metti? Inutile che ti vuoi improvvisare un cazzo di cesso portatile. A mio parere, questa macchina qua non è camperizzabile. Chiaro, ognuno poi fa quello che vuole, te la vuoi camperizzare, fallo pure. Uno spazio, la prerogativa di un cassetto è quello di essere vuoto. Se tu la riempi di tutto il materiale, non hai più spazio per null'altro. Se tu la vuoi usare solo come camper e che la usi appunto solamente il sabato o la domenica, facendo lo show off che ti guidi la Watts, parere rendi la cosa più ridicola di quella che normalmente potrebbe già essere, considerando la serie dei problemi che ha. Sì, la macchina è bella, un bel design, è vintage, però ha un sacco di problemi e la sicurezza viene a mancare. Camperizzarla vuol dire che tu gli devi mettere la cucina, l'imboletta a gas, questa già ha i suoi difetti. Gli metti ancora le bombolette a gas, sembra che ti porti dietro una sorta di bomba a orologeria. Capito? I russi ridono delle camperizzazioni che fanno e quindi la spaccano a metà, facendogli un soffietto che si alza per permettere di stare in piedi. Però la macchina ha un suo baricentro. Capito? Se tu la alzi, questa ti perde gli equilibri. Già normalmente, quando fai una curva, poi è vero, per vendere si fa tutto. Ha due balestre. Se tu gli metti più peso sopra, la gente va e viene, quella che tu carichi, ma il peso che tu gli metti, quello rimane lì. Today, tomorrow, after tomorrow, a week, 2 weeks, whatever. So. Perché dico tutto questo? Così per accendere il dentro. Rompere i coglioni. No, per l'impianto di riscaldamento funziona fino a quando la macchina è accesa. Al contrario te lo devi mettere. Mentre invece in un camper normale, tutto sono camperizzati, partono già dalla fabbrica camperizzati, sono portati per fare quel lavoro. Capito? Sono
sono portati per fare quel lavoro. Sì, è vero, cambia, non è più il vintage. Sì, è vero, non è più un off-road. A questo punto ti devi spostare su un Iveco o uno Sprinter. Hanno anche il 4x4 e sono camperizzabili in quanto hanno uno spazio maggiore. Ma questa non ce l'ha. È proprio limitata. Sì, è vero, qua un letto, togliendo questo sedile, ci sta perfettamente. E qua gli puoi mettere anche la tua bella cina. Ma qua il motore scalda di brutto. D'estate qua il motore scalda alla grande. L'unica opzione, secondo me, che copre il fabbisogno è quello di mettere un portapacchi e sopra una di queste tende nelle quali vai a dormire.